Primo tempo, con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti del Piacenza Volley. Un altro 3-0 e il primo posto solitario in classifica. Chiedevamo una risposta alla Gasseis Blue Energy Piacenza dopo il KO in Supercoppa con Civitanova, e i biancorossi ci hanno ascoltato, regolando Catania senza sudare. Ora la formazione di coach Andrea Anastasi viaggerà in trasferta sabato sera alle ore 20:30 per affrontare la Itas Trentino, la formazione campione d'Italia in carica. Di questo e di tante altre cose abbiamo parlato con Fabio Ricci, centrale della Gasseis Blue Energy. Ciao, ciao a tutti. Allora Fabio, ripartiamo da quella che è stata l'ultima partita casalinga contro Catania, una formazione neopromossa. Era un match importante per voi perché arrivavate dalla Supercoppa, dalla sconfitta in semifinale con Civitanova. Direi che avete risposto bene, avete scacciato via, diciamo, tra virgolette, quella mini crisi con una vittoria netta e importante. Sì, era importante ripartire bene per noi, per tornare in pista col sorriso, quindi sì, è andato tutto come volevamo, perché diciamo dopo la Supercoppa c'era rimasto un po' da mare in bocca e quindi volevamo ripartire col piede giusto in campionato. Senti, una partita che tra l'altro vi ha portato al primo posto solitario in classifica, è presto o già ci guardate? Ma no, è presto, sono passate 3 giornate, quindi non è il momento di guardare la classifica. Pensiamo a lavorare in palestra, a far bene le cose lì, e poi dopo ci guarderemo a fine stagione la classifica. La stagione sta entrando nel vivo, tra poco inizierà anche la Champions League e con essa purtroppo sono arrivati anche i primi infortuni. Ti chiedo quanto è difficile convivere con gli infortuni durante la stagione e se dovete fare magari anche un extra sforzo, chiamiamolo così, per tenere il morale della truppa sempre alto e insomma continuare a lavorare bene, ecco. Ma sì, purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, ci sono anni più fortunati e anni meno. Penso che l'importante sia andare in palestra dando il massimo di noi stessi e in modo da poter limitare le assenze degli altri, come posso dire, da cercare di mitigare l'assenza di qualcuno. Certo. Sia a livello tecnico e pratico, ma anche a livello di energia in palestra, a livello di carica, per cercare di far andare tutto alla normalità, anche se manca qualcuno. Parlando invece del tuo ruolo, di quella che è la tua posizione, faccio una domanda personale. Quanto ti aiuta in settimana avere di fianco uno come Simon per lavorare, per migliorare, insomma, per continuare a crescere? Ma lui è, penso, il giocatore più forte nel suo ruolo, e averlo e vederlo in settimana è veramente bello, perché vedi come un campione come lui è diventato così, perché è un lavoratore, è un esempio per tutti, come atleta, come ragazzo, e averlo in palestra, oltre a non doverlo murare quando giochiamo contro, siamo veramente fortunati, perché me ne avevano parlato molto bene, ma è stata una piacevole sorpresa. Ti faccio l'ultima domanda su quello che sarà il prossimo turno. Giocherete sabato sera un vero e proprio big match in trasferta contro Trentino alle 20:30. Loro sono i campioni d'Italia, però hanno perso anche loro in Supercoppa e insomma poi ovviamente lo scudetto è riferito alla passata stagione e tutto si azzera quell'anno nuovo. Ti chiedo che partita dovrete fare contro la formazione che quando poi va in ritmo, va in gas, diventa veramente pericolosa. Sarà una partita dura, perché sì, Supercoppa hanno perso anche loro in semifinale, ma a lunghi tratti ha giocato alla pari, se non meglio, di Perugia, quindi è una squadra che sì, oltre a quello ha perso qualche punto in campionato, ma ha dimostrato che se anche siamo inizio stagione sta giocando una grande pallavolo. Quindi sarà una partita dura, dovremmo cercare di fare il meglio possibile, provare a staccarli da rete con la ricezione, con la di ricezione, e cercare di fare il nostro massimo. Una partita che ovviamente seguiremo in diretta su Radio Sound sabato sera dalle ore 20:30. Nell'attesa di raccontarvela, un grazie a Fabio Ricci per essere stato con noi e un grosso in bocca al lupo. Ciao, grazie. Primo tempo, 5 minuti di podcast con l'opinionista Carlo Filippo Vardelli e i protagonisti della Gasseis Blue Energy Volley Piacenza.